Buonasera, l'avevamo promesso, l'avevamo detto che saremmo tornati con una certa regolarità anche a pubblicare contenuti qui su YouTube con Hidden Gems, quindi vi beccate un nuovo video. In mia compagnia c'è Daniele, ciao Dani. Buonasera. Buonasera. È tornato Steve, ciao Steve. Ma soprattutto con noi questa volta ci sono i Monteduna. Buonasera ragazzi, grazie tantissimo Buonasera, ciao. per essere con noi. Come state? Tutto bene? Bene, Tutto bene, bene, dai. dai. Ce la proviamo. Meno male, meno male. Allora, ragazzi, io lo faccio sempre per rompere il ghiaccio, per introdurre gli ospiti alla puntata. Noi, naturalmente, se siete qui a fare l'intervista, un pochino vi abbiamo conosciuto, abbiamo ascoltato i vostri pezzi, sappiamo un pochino chi siete perché abbiamo ricevuto il vostro comunicato stampa, però magari chi è in ascolto può non conoscervi. Di conseguenza, la prima domanda naturalissima che viene spontanea da fare è: chi sono i Monteduna? Da dove vengono, come nascono? Allora, in Monteruna siamo io, Matteo, io sono Alessio, Matteo batterista, Federico alla chitarra, Mirko al basso, io faccio finta di cantare, suono la chitarra e niente, eravamo una cover band dei Ramones, facevamo questa cosa un po' per diletto, un po' per passare il tempo, poi insomma abbiamo iniziato metà 2018. Dopo una carriera non proprio fortunata, è arrivata pure la pandemia, quindi ci guardiamo in faccia una certa e iniziamo a capire che dovevamo cambiare registro. E quindi cambiamo saletta, succedono un po' di cose nel mentre anche nelle nostre vite. Iniziamo a scrivere musica, che era circa luglio 2020. E niente, nasciamo, siamo in Monteluna, scriviamo 6 pezzi, buttiamo fuori il nostro primo EP, uscito nel 2021. Cercando suoni principalmente punk e emo, quindi derivati dalla nostra storia. Cioè, adesso facciamo i Ramones, ma noi tutti siamo cresciuti con principalmente basi punk, no? Tra l'altro, il Quindi. vostro primo EP è il vostro album omonimo, diciamo. Esatto. Il nostro nome, e scriviamo questi 6 pezzi in cui a noi piace un po' dire che proviamo a scrivere questi 6 pezzi. E usciamo completamente indipendenti, senza nessuno dietro, quindi proprio vecchia maniera, no singoli, no pubblicità, no niente. E ha avuto un discreto successo, insomma, un buon riscontro per quello che pensavamo. E poi, boh, allora abbiamo iniziato a capire che eravamo di far sul serio, nel mentre facciamo circa in un anno e mezzo abbiamo fatto una decina di live, poco più. Anche perché noi veniamo da Casale Monferrato, una zona che purtroppo una volta era conosciuta per avere un bel giro di musicisti e di pub e di cose belle da fare. Purtroppo negli ultimi anni, causa anche pandemia e il tempo che passa, è andata un po' a cadere questa cosa qua. Quindi riusciamo a muoverci un pochettino nel Piemonte, riusciamo a fare qualcosina, dopodiché abbiamo detto ok, è ora di fare sul serio. E adesso siamo al nostro secondo disco, cioè al nostro primo disco ufficiale, di cui fanno parte appunto Vieni Fuori e Calcio Balilla, che sono i 2 singoli usciti, uno a giugno e uno il 15 di settembre. E niente, questi siamo noi. Ci sono sempre due cose che nelle varie interviste che abbiamo fatto mettono o d'accordo o in grande disaccordo. Non dico che arrivano a litigare, gli intervistati, No. però. Uno è il nome, perché abbiamo scoperto che i nomi delle band spesso hanno storie che le racconta uno è una storia, racconta un altro membro della band è un'altra. Quindi la prima domanda è quella. Seconda domanda subito che segue è con chi siete cresciuti musicalmente, perché abbiamo detto cover band dei Ramones, ma tra di voi, insomma, nella band ci sono idoli comuni, insomma, band a cui vi ispirate comuni, ci sono divergenze. Allora, via qualcosa tu? Ah, vabbè, dico qualcosa io. Il nome è nato perché quando avevamo la vecchia saletta eravamo in un paesino in collina, comunque qui ci sono tante colline, e capitava che tante volte, tornando dalle prove la sera, facevamo una strada diversa, una strada di campagna che ti portava sul cocuzzolo della collina.
e di fatto magari andavamo lì, ci fumavamo giusto una sigaretta così per parlare e boh, mi ha chiamato un paio di volte, andiamo sul Monte Luna, cioè. Sì, perché appunto essendo in campagna c'era questa luna enorme e poi appunto magari si beveva qualche birra, un po' un gioco di parole è nato così. E abbiamo, sì, ci piaceva questo nome. In seguito poi abbiamo scoperto che, cioè ci siamo ricordati, qualcuno ci ha fatto ricordare che deve essere anche Un monte dei un nome per il Pokémon? gioco dei Pokémon. Esatto, il monte dei Pokémon, infatti. Non lo sapevo, Però noi questa è cioè, ci siamo un'ignoranza. arrivati dopo. E vabbè, sicuramente quando ci siamo trovati per fare i Ramones sono la base di tutto, quindi diciamo che a qualsiasi persona che è cresciuta col punk, i Ramones vanno d'accordo. E le nostre influenze in generale sono più sul punk californiano degli anni 90-2000, quindi dai, tra virgolette, banali Blink, Green Day, fino ai NoFX, di cui tutti e quattro siamo dei fan sfegatati, i Rancid, Lagwagon, tutti questi gruppi qua. Tutti i Invece gruppi con Steve non piacciono per niente a no, Steve. ci sono cresciuto anch'io, soprattutto aveva detto Rancid e NoFX, ok, ci siamo, diciamo che sono delle Diciamo che ottime Green Day e basi. Blink è proprio l'inizio. Inizi ad ascoltare musica con loro e poi passi ad altro, capisci cosa vuoi ascoltare e ti perfezioni. Però negli ultimi anni, soprattutto nel periodo appena prima pandemia, quindi 2019, io e lui abbiamo iniziato ad ascoltare tanto emo, tanto screamo, e da lì poi ovviamente suonando con altri due ragazzi che hanno comunque gli stessi gusti musicali, abbiamo iniziato ad ascoltare in modo comune questi gruppi. Un gruppo che ci mette d'accordo americano sono i Touché Amore, tantissimi altri gruppi, o se no anche tanti gruppi italiani, soprattutto gruppi italiani, nel senso che ci piace anche supportare la scena. Noi andiamo a vedere, essendo vicini a Milano, a un'ora di strada più o meno, andiamo a vedere tanti concerti, quindi tutti i vari gruppi della scena, partendo dai Gazebo Penguins, ai Radura, ai Riviera, un gruppo che amiamo. Vabbè, i classici Fame Before, Flaming insomma, Fighting Four, tutta questa scena classicissimo. italiana emo degli ultimi 10-15 anni, insomma, l'abbiamo scoperta in ritardo. Cioè, sicuramente da più piccoli eravamo pazzi per i vari The Roser, Pancreas, Porno Riviste, Certo. Magine, insomma, tutta quella scena lì. Quella scena lì, inizio 2000. Questo dubbio che mi pervade, cioè, sembrate molto giovani, quanti anni avete? Cioè, penso che avete Io almeno la mia 25, età. io 25. Lui è piccolino, io ne ho 31 e gli altri due ragazzi che manco ne hanno 32. Okay, siete subito già quindi miei coetanei. Io sono il piccolo della band. Vabbè, Sì. in realtà appunto diciamo da più piccoli, perché effettivamente abbiamo iniziato, cioè almeno personalmente ho iniziato ad ascoltare questa roba qua a 10-11 anni. Cioè, i primi dischi che mi facevo a casa col computer masterizzati erano quegli anni lì, poi insomma, che E mi passava lui, che passava era il lì. grande del paese rispetto a noi. Io sono cresciuto con suo fratello che ha la metà, ed era lui che ci passava queste cose qua, no? I Pancreas, piuttosto che gli Scapè, per dire, Grandi. tutti i gruppi con cui abbiamo mangiato pane e salame, quella roba lì, insomma. Avvicinandoci piano piano quindi ai brani che stanno uscendo per pubblicizzare il vostro prossimo album, io direi di parlare un attimino dei temi che trattate all'interno dell'album dell'EP Monteluna, e poi magari appunto per avvicinarci alle vostre ultime uscite, magari ci potreste anche raccontare come siete cambiati rispetto alla vostra prima esperienza. Vabbè, il disco sicuramente c'è stato un lavoro rispetto al primo, in cui appunto è stata in generale più una prova. Ecco, adesso si può dire che sicuramente il cambiamento c'è stato da quelle sensazioni che avevamo nel primo disco, di capire noi in primo cosa volevamo fare e dove volevamo andare, insomma, cercare la nostra strada. Adesso canzoni come. Non so se voi avete ascoltato il nostro primo EP, però canzoni come Urlare, come Dubbio, sono quelle che poi ci hanno un po' dato l'indirizzo, no? Rispetto al secondo lavoro.
ha dei suoni più, che avrà dei suoni più coerenti, più lineari, in cui troviamo una nostra linea di scrittura in cui ci stiamo evolvendo ancora. Adesso uscirà questo disco, noi mentre continuiamo a scrivere, continuiamo a lavorare. Insomma, i testi poi sono sempre momenti malinconici, no? Cioè, tutte storielle, pezzi di ricordi che torniamo a rivederci mentalmente e in cui ci soffermiamo, parliamo di una canzone che non è ancora uscita come singolo, che poi uscirà, che è una canzone che per me è molto importante, molto profonda, perché parlo di momenti intimi domestici con i miei nonni, quindi figure che ho rubato alla mia infanzia un po' per raccontarmi. E poi boh, abbiamo canzoni in cui ci siamo mollati con le tipe, abbiamo canzoni più semplici in cui parliamo di amici un po' matti, però fondamentalmente tutti i percorsi della nostra esistenza, no? Tutti i momenti che abbiamo tirato fuori da quegli anni lì, dai 5 anni fino ai 15. Ed è un po' il nostro stile di scrittura, un po' andare a ripercorrere il passato. Ecco, a proposito della scrittura, come l'hai gestita internamente, dal punto di vista proprio del processo creativo? C'è una persona che si occupa dei testi e poi qualcun altro che ci monta sopra le note o, non lo so, elaborate insieme, viene accolta buona la prima, non lo so. Ma vabbè, generalmente è molto facile che nasca prima la parte suonata, strumentale, e poi ci sia un lavoro di scrittura dei testi, di cui al 99% mi occupo io, che insomma vado poi a cantare. Però, insomma, bene o male, quasi tutte le canzoni sono partite da magari un riffettino che sta col testo, con qualche parola. E poi in realtà si sviluppa bene la parte strumentale fino poi a coprirla tutta con col testo, ecco. Abbiamo scritto canzoni solo col testo, poi scritto dietro, insomma, però la maggior parte nascono prima con la musica. Sì, ci sono anche canzoni magari nate da una canzone del prossimo disco, è nata una sera e c'erano gli altri due ragazzi, Federico e Mirko, qui in saletta. Da lì è nato praticamente da loro una canzone e ce l'hanno proposta, a noi piaceva e siamo un po' anarchici da quel lato lì, non abbiamo una regola fissa. L'unica cosa, magari i testi, lui scrive, come ha detto, il 99%. Il restante 1% magari noi diamo il consiglio, ma non è che sta meglio sta parola piuttosto che questa, cioè, però bene o male il lavoro dei testi è suo. E Matteo risponde: no, sta bene così. No, Dani, vai tu con una domandina? Sì, ci tenevo infatti comunque a chiedervi, perché comunque anche c'è cioè, questo genere è abbastanza, non so, innanzitutto di nicchia, quindi comunque anche, beh, ascoltato poco. E anche prodotto poco, quindi comunque innanzitutto anche questo ci tengo a dirvi che io non vi conoscevo prima dell'intervista, mi ha fatto molto piacere conoscervi, adesso sono vostro fan sia su YouTube che su Spotify. Fai stream che è importante. Niente, volevo chiedervi appunto, cioè comunque anche il fatto che la tua voce è ben scandita, di solito in questi tipi di gruppi quando il cantante, il frontman canta, il cantante ha la sua parte, si sente comunque qualcosa di molte volte poco chiaro. Quando canti cioè si riescono a scandire bene le parole che dice, comunque quando suonate siete molto tecnici, avete un buon tocco. Volevo chiedervi più che altro se avete delle basi voi o se siete dei autodidatti. Te comunque ascolti quelli che hai sulla maglietta, per dirci Io così, ascolto un po' cioè di tutto, però te praticamente ascolti sì, quella io ci ho preferita. provato e non ho avuto la fortuna che avete avuto voi di trovare dei vostri coetanei con cui suonare, io ho sempre No, qua suonato sotto molto siamo due bene. metallari incredibili, quindi cioè, No, ascolta. no, dico questo perché appunto il 95% delle persone ci dicono che quando cantiamo noi non si sente niente, No, io invece avevo e notato appunto che tu ci hai detto il contrario, quindi siamo abituati ai rutti e apprezziamo. quindi Sì, no, no. sembra quasi a lezione di dizione. In realtà poi lì è uno scontro tra ciò che vorremmo e ciò che facciamo, nel senso andare
poi questa produzione qua in particolar modo pensiamo di aver lavorato meglio rispetto al primo disco. Abbiamo lavorato con Mario Rizzotto, che è il bassista di Radura, il bassista di Radura degli Oine. Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro anche con le voci, abbiamo registrato in Zago a Milano. È una cosa che appunto lì noi, forse per noi sarebbe roba più la dispute sulla luce, cioè roba più stretta, no? come vocabolo, come tonalità di voce, ecco. Cioè, abbiamo cercato un po' un'evoluzione anche da quel lato lì rispetto al primo disco. È una cosa che, come ho detto prima, ci stiamo evolvendo, è una cosa che stiamo ancora indirizzandoci, no? Un background tecnico o siete comunque autodidatti? Perché comunque suono da autodidatta, più che altro esercitandomi con gli amici, ecco. Ma adesso io, vabbè, suono la chitarra da più di 10 anni. Io ho iniziato appunto ai 10-11 anni, suono la batteria. Ho avuto un gruppo e mezzo, poi la cosa è scemata, ho fatto tutt'altro nella vita, sono passato dal rap alla techno, ho fatto concerti, mille cose, però in tutto questo ho sempre suonato la chitarra. Non ho mai avuto lezioni, non sono mai andato in nessun tipo di scuola, eccetera, però insomma, poi ho avuto parecchio tempo in cui ho ricercato un po' il mio suono, ho cercato delle direzioni musicali. E per quanto riguarda la chitarra, in realtà cantavo, quanto riguarda la voce, da più piccolino io canticchiavo a scuola, nel coro della scuola, ma non ho mai avuto poi in realtà una scuola. Tra l'altro ho notato anche, oltre a quello che diceva Daniele giustamente della voce, c'è anche, meno nei due pezzi, sentendoli uno dopo l'altro in ordine d'uscita, cioè in Vieni Fuori è più un punk, ok, sporcato tra virgolette dall'emo, però abbastanza inquadrabile nel punk. Nell'ultimo invece, Calcio Balilla, io addirittura ho sentito un po' di gaze, quei ritmi molto pieni, no? Molto pressanti, che poi vengono, poi si sposano anche, direi, bene col cantato. Quindi la domanda è: avete deciso di sperimentare ulteriormente? State orientando verso generi magari un po' fuori da quello che era il vostro passato di cover band dei Ramones, oppure anche del primo singolo, che comunque bene o male è punk, o siete più inquadrati, insomma, in questa, in una categoria, ecco, un po' più limitata? No, come dici tu, sicuramente Vieni Fuori è un pezzo punk, è venuto così, nel senso, abbiamo scritto così, e probabilmente è il pezzo più punk che abbiamo. E l'abbiamo fatto uscire come singolo perché noi avevamo altre idee in realtà come singoli. Però una volta registrati, una volta sentendo come suonava tutto, abbiamo deciso di fare Vieni Fuori. Ragazzi, se Steve e Daniele sono degli amanti del metal, quindi sono rimasti abbastanza colpiti dalle vostre voci, dalle vostre chitarre, dai vostri suoni, io invece sono molto attaccato al cantautorato, quindi sono una persona che gli piacciono molto i testi anche, e devo dire che Calcio Balilla in particolare è un brano che ha un testo che secondo me oggi non è facile da trovare, nel senso, molti scrivono generalmente di amore, qui si parla di perdita, comunque di ricordi. Quello che mi viene da dire, da chiedere, soprattutto insomma alla penna del gruppo, ecco, quanto è complicato oggi tirar fuori un argomento del genere piuttosto che magari quello che ci si aspetta? Allora, Calcio Balilla in realtà è stata una canzone strana per noi, perché è una canzone che ci serviva, insomma, è una canzone che abbiamo un po' forzato perché dovevamo chiudere il disco, volevamo chiudere il disco, ed è la canzone che in realtà abbiamo scritto in meno tempo in assoluto, cioè da quando scriviamo. È una canzone che abbiamo tirato giù a livello strumentale in, credo, 2 ore, una cosa del genere. Sì. E poi in realtà appunto c'è stata questa cosa che abbiamo trovato questa parte molto lunga, molto introspettiva, che portava una cosa introspettiva nel finale, e per cui è nata un po', la scrittura è nata un po' così, cercando di pensare a cose non standard, come insomma si cerca sempre un po' di fare, insomma, nel parlare di amore, appunto, amore, oppure che è tutto bello. Ma per carità, servono anche le canzoni d'amore. No, no, sì, ma è proprio il fatto che, cioè, sia nel genere, sia come siamo noi di persona,
una cosa che parlare dell'amore così cos'ha non ci tira, no? Anche per la musica che ascoltiamo. E nascono queste due parole un po' rubacchiate dai Verme, e quindi poi parte questo ricordo che avevo io di mia mamma che mi fa sparire questo calcio balilla che avevo in casa a circa 8-9 anni. Era un calcio balilla di quelli piccoli di plastica, no? E parte questa cosa qua. E in realtà poi si lega molto bene, cioè il coro finale va molto a chiamare, sai, quelle sensazioni di perdita nelle persone. Un altro spunto che ci ha dato è appunto questa cosa che, come è successo quella volta lì, di perdere quelle cose senza saperlo, spesso e volentieri capita nella vita di perdere quei contatti, quelle sensazioni che hai magari con delle persone che non sono persone tue, nel senso il mio amico o la mia ragazza, cioè, ma persone che magari ci toccano nella vita, no? Non che ci legano, ma ci toccano. Entrano ed escono. Ci passano. Ed era un po' bello questo gioco, no? Poi io sono una persona che ha sempre un po' il terrore di copiare spudoratamente, ecco, cioè prendere ispirazione sì, copiare spudoratamente o comunque fare le cose giusto perché devono essere fatte in un certo modo non mi piace troppo. Scrivere in Italia oggi significa comunque, vabbè, in Italia c'è la scuola del cantautorato, no? Non lasciamo tutti dai vari Mogol, Dalla e questi qua, arriviamo tutti da lì, per cui appunto magari sei in America basta dire Love Me Do, e in Italia ci va una ricerca più profonda di alcune parole, di alcune sensazioni da tradurre, no? In testi. Beh, divertente sapere che, come magari il calcio balilla sarà il vostro cavallo di battaglia, sì, scritto in 2 ore. Del resto, Paranoid dei Black Sabbath l'ha scritto in 1/2, pare. American Idiot è uscito in 2 settimane dopo che gli hanno rubato tutti i testi e le musiche di Cigarettes and Valentines. Magari anche questo può essere la vostra storia di band che diventa famosa col pezzo scritto perché sì, un ricordo, 2 ore di schitarrate, toh. Diventa sì. La punta di diamante della discografia, a volte succede così, ecco, magari sarà anche sì, in questo caso. Era assurdo quando sono andato a registrare in studio, io avevo dei vuoti, non mi ricordavo come faceva, c'era lui con me in stanza che mi faceva i versi, no? Cercava di farmi capire, io non sapevo totalmente cosa dovevo fare. È stata molto spontanea, quindi. Questo è veramente due giorni prima di andare a registrare, 3 giorni prima di registrare il disco. I progetti che avete nel futuro, dove potremo anche sentirvi qualche volta in live, cosa dateci qualche news. Allora, adesso prossima data in cui suoneremo, sarà il 2 novembre a Milano, suoneremo in Darsena, adesso in Casa Gorizia in teoria. Dovremmo suonare con un gruppo austriaco, il Papa Napoli, non so se qualcuno conosce, e poi in realtà di date stiamo cercando di tirare un book per inizio anno prossimo, siamo un po' in forse in alcune parti del nord Italia, non lo diciamo perché poi non si avvera, ecco, non lo voglio dire perché poi so già che non si avvera, però scaramanzia. In Italia dovremmo toccarlo, se Dio vuole. E poi insomma il disco uscirà il 20 ottobre e vedremo come sarà il futuro, insomma abbiamo qualche forse qua e là, abbiamo forse qualche data all'estero che però non abbiamo ancora le certezze, quindi ecco è ancora un po' in fase di lavorazione quella cosa lì. Sono nelle vicinanze, comunque mi informerò e allora verrò a sentirvi in darsena molto volentieri. Dai, siamo lì. Ha detto te, adesso pubblicheremo poi le varie notizie, ecco. Quindi seguiteci. Certo, seguite i Monteluna sui social. Noi direi a questo punto, Steve, che la chiudiamo qui, con la chiusura perfetta. Seguite sui social i Monteluna. Se vi va, lasciate un like anche a radionowhere.it sui social, perché ci aiutate anche a noi, ci basta un click. Ringrazio Daniele, ringrazio Steve per la voce e per la regia, ma soprattutto ringrazio ancora una volta Monteluna per questa piacevolissima chiacchierata. Grazie a voi, ragazzi, per l'occasione. Grazie mille, ragazzi. Ciao, ragazzi.